ragazze, bentornati sul canale. Oggi nuovo video, questo sarà un video sui prodotti terminati del mese di gennaio. Iniziamo subito perché questo mese ho smaltito diversi prodotti, infatti sono particolarmente soddisfatta. Allora, per prima cosa ho finito due confezioni di dischetti, quelli grandi, che sono maxi dischetti 50 per confezione, soffici e resistenti, stop ai pelucchi ancora più compatti, massima resistenza, massima morbidezza, non si sfaldano. Questi li trovo all'S lunga e li acquisto perché comunque hanno un buon prezzo, mi ci trovo bene, il loro lavoro lo fanno. Poi sapete che io spesso vado a fare la spesa all'S lunga, quindi anche per comodità li acquisto lì. Poi ho finito diverse salviette, pacchetti di salviette. Allora, come prima ho terminato queste della Clinians, che presi quando erano in offerta sempre all'S lunga, che sono le Soft Basic, salviette struccanti delicate, viso, occhi e labbra, quindi non contengono alcol, maxi formato, infatti ci sono 30 salviette all'interno, per pelli secche e sensibili, con acqua di rose. Mi sono trovata bene, struccavano abbastanza bene, non mi sono dispiaciute, anche perché le ho pagate tipo sugli 80 centesimi, quindi, e 30 salviette per 80 centesimi era un ottimo prezzo. Poi ho terminato queste che mi piacciono da impazzire, infatti appena capito da Tigotà o acqua e sapone le riacquisterò. E sono le salviette struccanti della Speedy Care, detergente all'acqua micellare, make up remover con acqua di camomilla e vitamina E, no alcol, senza parabeni, in morbido tessuto con cuscinetti massaggianti. All'interno ci sono 72 salviette, le ho pagate intorno al 2 euro. Sì, 2 euro e qualcosa, mi ci trovo molto bene, struccano benissimo, sono molto imbevute di prodotto, sono molto morbide, non vanno assolutissimamente a irritare la pelle del viso, quindi sicuramente, come vi ho già detto, le riacquisterò. Poi ho terminato queste salviette della Fria, multiusi più, 20 salviette, con green tea, effetto rinfrescante, azione detergente. Nulla da dire, delle normalissime salviette multiuso. E poi ho terminato anche delle salviettine intime, queste dei Provenzali, che mi sono piaciute molto, soprattutto la profumazione che è molto delicata. Salviette intime, qui dice che non contengono alcol, con estratti di iperico e amamelide, ad azione lenitiva, pH 5, profumo senza allergeni, tessuto 100% biodegradabile, origine vegetale. E sono queste qua, queste mi sembra che anche queste le avevo prese all'S lunga, perché io ho una fissazione per l'S lunga. Poi sempre le salviettine intime, ho finito queste della Fria, che si chiamano, sono 20, con agenti antimicrobici, effetto protettivo, azione antiodore, pH 5.5, tessuto biodegradabile. Queste si possono buttare nel WC, però io non le butto mai nel WC, mi sono piaciute. Però le mie preferite, ora ve le faccio vedere, ma se già mi seguite già lo sapete, sono queste salviettine qua della Arcalia, che si trovano alla PAM. Mi piacciono tanto, più che altro per la profumazione, perché stanno proprio tanto di menta e ricordano veramente tanto le salviettine della Chilli, soltanto che costano meno, perché queste vengono sull'euro e qualcosa. Soltanto che io alla PAM o comunque al Panorama non vado spesso a fare la spesa, quindi ne approfitto quando vado, ma non vado apposta per delle salviette, nonostante la mia fissazione per le salviette, perché sapete che sono una malata di salviette, però non vado apposta alla PAM per un pacchetto di salviette. Comunque, sono appunto queste salviettine dell'Arcalia, salviettine igiene intima, rinfrescanti, perché ci sono anche quelle tipo lenitive, idratanti, clinicamente testate, senza alcol, 12 pezzi a confezione, e non contengono parabeni, con mentolo e timo. E ne ho finite appunto due confezioni. Appena capiterò di nuovo alla PAM, sicuramente le riacquisterò. Poi ho terminato dei gel doccia. Allora, questo qui della Palmolive Aromatherapy, che non mi è dispiaciuto per nulla, lo utilizzavo più che altro la sera, perché qua c'è scritto Absolute Relax con Ylang Ylang e Iris, profumazione molto buona, molto femminile, mi è piaciuto particolarmente. E lo dovessi ritrovare in offerta, perché questo l'ho presi in offerta, non mi ricordo, forse al Carrefour mi pare, comunque quando era in offerta, lo riacquisterò.
Poi ho terminato Della Malizia, questa è la prima volta che l'ho acquistato, questo boccione enorme da un litro, bagnoschiuma nella variante argan e vaniglia, profumazione ottima, ho visto che c'è anche la variante al latte e al talco e quindi credo di riacquistarlo, ora non so in quale variante. Fatemi sapere se voi l'avete già provato, cosa ne pensate, questa profumazione comunque è ottima, è molto molto dolce, quindi se vi piacciono le profumazioni dolci assolutamente lo dovete provare. Come vi ho detto erano 1000 ml, 12 mesi alla scadenza, e l'ho pagato sui 2 euro mi pare al CAD per un litro di prodotto, un buon prezzo. Poi ho terminato questo detergente intimo della Thea Natura, cosmesi sostenibile con malva, lichene e tea tree oil, e si sente veramente tanto la profumazione del tea tree oil. Sono quanti ml? 250 ml di prodotto, l'ho pagato sui 5 euro, quindi abbastanza. E vi devo dire che sì, lavava molto bene, però non mi ha fatto nemmeno impazzire, quindi rimane il mio preferito in assoluto come detergente intimo, quello della Omia che io ho acquistato, vi ho fatto vedere in un video del passato, e costa anche tipo 1 o 2 euro meno, quindi dovessi rifare un ordine, perché questo l'avevo preso da Ecoverde, non credo che lo riacquisterei. Poi ho terminato questo scrub corpo dell'Equilibra, scrub corpo rimodellante con sali marini e del mar morto, aloe vera, centella, ippocastano ed edera, nuova spa experience, esfolia, leviga e nutre. Sono 100 grammi di prodotto, non mi ricordo quanto l'ho pagato perché questo scrub ce l'avevo da diverso tempo. Mi piace comunque perché questa è tipo la terza confezione che finisco, mi piace perché fa un buono scrub ma nel contempo ha tutto uno strato oleoso che quindi va anche ad idratare la pelle, e per questo mi piace. Lo dovessi ritrovare in offerta, non escludo di riacquistarlo, però ora in bagno ho tipo una marea di scrub corpo che devo smaltire. Poi ho terminato questo colluttorio della Listerine, che questo l'ha acquistato mia mamma, perché a me la Listerine sinceramente non mi fa impazzire, più che altro perché lo sento molto aggressivo sulle gengive, e infatti anche questo è stato uguale, però una volta c'era questo in bagno, comunque lo utilizzavo. Denti più bianchi in sole 2 settimane, non vi so dire se ha veramente questo effetto sbiancante. Comunque previene la formazione di future macchie, con fluoro per rafforzare i denti, menta pura, 500 ml di prodotto, però vi ripeto, lo acquista mia mamma perché spesso lo trovo in offerta, però non è uno dei miei colluttori preferiti, più che altro perché veramente, almeno sulle mie gengive, è abbastanza aggressivo. Infatti qui dice... No, non dice senza alcol. Infatti c'è l'alcol al secondo posto. Comunque, poi ho terminato questo balsamo per capelli della Yves Rocher della linea Ricci, balsamo Ricci definiti senza siliconi, parabeni e coloranti per capelli ricci, con all'interno baobab, 150 ml di prodotto. I balsami solitamente, almeno che non siano in offerta, costano 3,95 euro, però vi devo dire che a me questo balsamo non mi è piaciuto, a partire dal fatto che la profumazione della linea per capelli ricci non mi piace, non lo so perché. Poi questo balsamo non mi andava ad idratare le lunghezze che io ho un po' più secche, e invece mi piace tantissimo il balsamo riparazione sempre di Brochet, e con quello mi trovo molto meglio, districa molto meglio e va anche ad idratare molto di più, quindi questo non credo proprio di riacquistarlo. Ah, ho terminato anche questi dischetti che mi ero dimenticata di farvi vedere, sempre dell'Arcalia, Pam e Panorama, 100% cotone, sì, dischetti struccanti, 80 pezzi, non mi sono dispiaciuti, dovessi mai capitare alla Pam e mi servissero appunto i dischetti, li riacquisterei. Ho terminato poi questo detergente viso della Pur Calmil, sempre di Brochet, che vi ho già nominato in diversi video, comunque mi piace, è un gel detergente per tutti i tipi di pelli con camomilla bio rostro. Sono 200 ml di prodotto, costa se non sbaglio sui 4,95 euro, un ottimo detergente, ha una profumazione molto buona che a me piace tanto utilizzare d'estate, però l'ho utilizzato ora che era praticamente dicembre-gennaio, lava molto bene e non mi va assolutamente a irritare la pelle del viso, quindi è uno di quei detergenti base che io spesso tendo a riacquistare. Poi ho terminato
perché lo termino praticamente tutti i mesi, questo deodorante della Dove, l'original, che è la mia profumazione preferita, 48 ore di durata, però non vi so dire se dura veramente 48 ore, però posso assicurarvi che ha un'ottima, ottima tenuta, 0% di alcol, antitraspirante, antiperspirante, più vitamina E, però comunque all'interno ci sono i sali d'alluminio, quindi se siete attenti all'inci non fa assolutamente al caso vostro. Ho terminato poi questo balsamo concentrato attivo della Biofficina Toscana, che mi è piaciuto da morire, veramente è stata la prima confezione che ho acquistato e che ho terminato e mi ha colpito tantissimo. Questo è appunto un balsamo concentrato attivo con all'interno olio di oliva bio e alle proteine vegetali del fagiolo baccello. È un prodotto certificato ICEA, non testato sugli animali, vegan, 200 ml di prodotto, non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma credo intorno agli 8-9 euro. Mi è piaciuto tanto, però ora ho altri balsami che ho acquistato e che costavano anche un pochettino meno, tipo ora sto utilizzando quello della Omia, che vi ho fatto vedere in un video del CAD passato, che ho pagato sui 2 euro e qualcosa, quindi sto cercando comunque delle alternative low cost, magari con buon inci, con le quali mi trovo altrettanto bene. Però, dovessi mai fare un nuovo ordine da un sito ecoverde, dovessi capitare in una bioprofumeria, o insomma mi dovesse capitare tra le mani, non escludo di riacquistarlo. Poi ho terminato questo dentifricio che vi ho nominato diverse volte ed è della Pearl Drops Coffee and Tea, dentifricio sbiancante, mi piace, però è un trattamento che io faccio una tantum, nel senso che io i dentifrici sbiancanti non li utilizzo sempre, costantemente, ma tipo uso una confezione e poi vado a utilizzare dentifrici invece normali. Comunque mi trovo molto bene perché io l'azione sbiancante, almeno su di me, la riscontro veramente. Ho terminato poi questo spray per il corpo, spray profumato della Avon, vanilla e sandalo, 100 ml di prodotto, non mi dilungo perché sapete che io con le acque profumate in generale mi trovo benissimo, e poi mi trovo bene anche con queste della Avon, che costano 2,95€, 3,95€, ma a volte le trovate in offerta anche a 1,95€. Tra l'altro questa profumazione mi è piaciuta veramente tanto e ne ho un'altra nuova là che mi sta aspettando. Sempre per quanto riguarda i profumi, ho terminato, dico purtroppo, questo profumo qua che ho acquistato l'anno scorso, della Roger & Gallet, che è quello alla rosa, che acquistai con Deborah, a cui mando un enorme bacione quando venne qua in Toscana. Si trovò una farmacia che rivendeva appunto questo marchio e si acquistò lo stesso, abbiamo acquistato lo stesso profumo e ora l'ho finito, quindi Deborah ti tocca tornare in Toscana perché dobbiamo assolutamente riacquistare lo stesso profumo di nuovo insieme. Poi ho terminato questo idrolato al rosmarino della Biofficina Toscana. Sapete che io ho una fissazione per gli idrolati che vado a utilizzare come tonici, al posto dei tonici. Mi piacciono tanto perché sono molto delicati, non mi danno assolutamente l'effetto appiccicaticcio, però mi fanno sentire la pelle completamente pulita e detersa. Questo è quello al rosmarino, io ho provato già quello alla salvia con il quale mi sono trovata bene. L'unica cosa sono le profumazioni perché sono abbastanza forti. È un idrolato puro biologico da coltivazioni locali, e quanti ml sono? 100 ml di prodotto, ed è un prodotto certificato ICEA e non testato sugli animali. Ma è terminato questo sapone, non sapone in realtà, per le mani. Io l'ho utilizzato sia come detergente viso che per lavarmi le mani, mi sono trovata bene comunque, e questa è la variante all'olio di argan. Prima avevo provato, se non sbaglio, quella all'aloe, con il quale mi ero trovata bene anche con quella. È un prodotto certificato ICEA, 300 ml di prodotto, non contiene parabeni, slash PEG, coloranti sintetici e glicole propilenico. 12 mesi alla scadenza, mi sono trovata bene, poi soprattutto quando lo trovo in offerta sui 2 euro lo acquisto. Ho terminato, infine, ultimi due prodotti, questa maschera monodose della Lavera che avevo acquistato dal sito Ecoverde. Questa è al sale e limone, però sinceramente non mi ha fatto impazzire, mi aspettavo qualcosina di più, anche perché costa 1,49€, se non sbaglio a prezzo pieno, 8 ml di prodotto, insomma mi aspettavo qualcosa di più, infatti mi sa che non la riacquisterò. Poi, ultimo prodotto, un prodotto di make up che ho finito diverse volte, ed è questo correttore della Maybelline, l'Instant Anti-Age, il cancella età, correttore trattamento con bacche di goji. Io questo spesso l'ho già smaltito due volte, questa è la terza confezione che finisco. Ora però ho un altro correttore che sto utilizzando, quello della Puro Bio, però sicuramente più là lo riacquisterò. Niente, questi sono stati i prodotti che sono riuscita a terminare nel mese di gennaio. Fatemi sapere voi cosa siete riusciti a smaltire, se avete già provato questi prodotti, cosa ne pensate. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video.
Ciao!